Nelle puntate precedenti di Man of Medan. Signor, quanti ha la tenda rimasta? Cazzo. Ok, entrate. Tutti quanti. Serve un piano. Torniamo alla barca, tagliamo la corda ed evitiamo specchi d'acqua salata per sempre. Che ne dite? Ho visto un nostro amico prendere un souvenir. Lo spinterogeno. Fa andare il motore. La Duke è un tronco alla deriva senza quello. Ok, vieni fuori. Fatti vedere. Diavolo. Questo cazzo di posto è infestato. Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella quarta puntata su Man of Medan. Allora, nella scorsa puntata, lo avete già visto, mi interessa, attenzione qui perché c'è un cappello da Marines, quindi... che cos'è questo? Il nome? Ecco qui. Medan. Ah ok, la nave. Il nome della nave. Quindi sappiamo che adesso i nostri... personaggi sanno che la nave si chiama Medan, ma penso lo sapessero già. Ma di cosa? Lascia. Non voglio sentire un'altra parola. No, no. Adesso Bastone! Di sicuro in questa puntata, a me non mi piacciono i jumpscare. Questa puntata di sicuro muore il cinese, perché i cinesi muoiono subito perché hanno la miccia corta, questo si è sempre capito. Ti prego, non devi farlo per forza. Non c'è nulla qui? Ma proprio niente? Posso andare avanti? Vabbè. Gesù! Amici! Oddio! Oddio! Quel tipo! Quel tipo forse è ancora qui! No! Cioè, quello ha visto un video se di... Se muori qui, il tuo fantasma resta! Riprenditi! Dici cose senza senso! Dici? Allora... E se... No, devo andare vicino? Devo premere... Premia... Alleluia, amico mio, come sei bello, già si sa. Dove sono finiti i tuoi amici? Mo ti risponde. Non so che cazzo sta succedendo qui, ma dobbiamo trovare Olson alla svelta. Adesso ti risponde. Non ha risposto. Cadavere urlante. Come urlante? Olson! Olson! Merda! Olson! Che ci fai? Maroda mia. Allora. Oh. No! 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 Perché? 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 C'era una mano cattiva, cattiva, vai. Vediamo cosa succede. No, non me l'ha fatto toccare. Ma e quindi non posso sapere cosa succederà. Sì, madonna mia. Uccidete quel cinese, per favore. Oh, molti di voi mi scrivono sotto nello spazio commenti: Pierre, guarda che non è come sembra. Mo vai a vedere quella posseduta. Che diavolo sta succedendo? Allora io mi guardo. Bene. Oh, merda. Come a me? Ah, ma lui vede cose che Fliss non vede, probabilmente. Attenzione. La la la, io guardo, mi guardo le mani, belle, e scappo. Madonna. Che accidenti. No, adesso sono solo. E adesso sono solo, solo. Ma in questo posto ci sono solo topi, topi. Anche se appaiono anche mostri, mostri. Non si sa, di me non te ne importi, importi. Maledetto gioco. Adesso si apre qualche armadietto, già si sa, già si sa. Adesso mi fa toccare questo. Vediamo cosa succede. Attenzione. Cioè, madonna. La morte, la morte. Ma tu vuoi vedere che Conrad... qualcosa... Allora... Non lo so, perché
qualcosa mi dice che Conrad è ancora qui, che Conrad è scappato troppo facilmente. Sta cosa mi puzza. Non fare uscire nel... Chiuso? Benissimo. Quindi devo ritornare. Però ragazzi, io dico, perché questo gioco deve avere il jump? Poteva essere pauroso senza jump, no? Io penso sia una cosa normalissima un gioco horror senza jump. E invece adesso sono con Fliss qua a cacarmi sotto, cosa che non è giusta. Ma me ne vado da qua? Siete sicuri che me ne vado da questa parte? Oddio, non fate uscire nessuno, per favore. X. No, è quadrato comunque. Va bene. Adesso. Ehi là, c'è qualcuno? Ma il cinese che fine ha fatto? Cinese in coma? Come sempre? Oh, lo sapevo che eri il primo che moriva, eh. Non è una cosa difficile da capire. Aspetta, lì c'è una grata. E se in questa grata... infatti. La. Amici. Che cos'era? Io non ho visto, ho messo la mano davanti. Che brutta cosa sto gioco. Che brutta, mai più. Mi devono pagare se devo portare i prossimi horror. Se non li porto Qui è dove è morto. Dove è morto John e... E quell'altro, come cacchio si chiama quell'altro là, la Charlie. Quindi adesso esce il bambino. Non fate uscire il bambino, Adesso c'è John. Ma sono tutti... Lì c'erano morti, sono tutti spariti quei morti. Non è giusto. No, eccolo. Gesù. Che è successo qui? Che è successo? Il processo. Alleluia. Adesso lo prende e si sveglia. La. Devo stare zitto, sennò non sentite nulla. Ed è giusto che io taccia. Me ne vado, me frega niente. Fateli svegliare un altro giorno. Perché? Sono 10 minuti a registrare. Finito il gioco. Per favore. Merda. Ah, Brad, oh. Merda, cazzo. Aspetta, merda. Aspettate. Va bene. D'accordo, andiamo. Noi avevamo visto che cosa succedeva e lui aveva paura qui all'interno. Ti vuole coraggio. Forza. Forza, coraggio. Ok. Fatti forza. Coraggio, puoi farcela. Sì, mo lui cade. Puoi farcela, maledizione. Maledizione. Ok. Lui cade, sicuro che cade. Ah, ce l'ha fatta. Ma è incredibile, ce l'ha fatta. Non mi dire che devo utilizzare sto morto di fame qua. Ok. Mi devo fare di nuovo... Porca puttana. Ehi, che mi danno norme della community incredibili. Con le parolacce tue. Allora, non mi dire. Allora, qua siamo già passati, non è successo nulla. O almeno quasi. Adesso se mi fate vedere questo è scalzo. Ma questo è scalzo? Va bene, cammina scalzo. Allora, qua sappiamo che ci sono. Ma chi te l'ha fatto fa? Era meglio andare a nuotare in mezzo al mare con le onde. Che no, qua si muove con la tenda. E là. C'è qualcuno lì? Dove? Non ci voleva. No, ho visto qualcosa lì prima. La mamma mia. La. Vai di qui, non guardare vicino a quella tenda. C'è un morto lì. Allora. Ragazzi, io canto perché sennò mi cacco sotto. Ok, questo è il braccialetto. Ma non l'aveva preso? Vabbè. È di Giulia. Giulia, oh mia cara. Sono passati da qui. Sì. Bene. Erano qui. Sto cacando sotto.
non è giusto. Giusto. No. È chiuso. Eh no. Ai, mi sto cagando sotto. Sotto. Mi sto cagando sotto. Beh, c'è una porta lì. Da quella parte non siamo andati. Preoccupante come... Allora, adesso, vicino a quel vetrino, esce la faccia di qualche mostro. Io sono sicurissimo. Guarda adesso. Oh, stranissimo. Qua vedi, c'è la puzza. Qui c'è la puzza, vuol dire che è passato il bambino lì. Il bambino posseduto. Può essere? Può essere? Vedi, lo senti il bambino che corre? Così. No, io non ne voglio più sapere di questo gioco, Ve lo dico subito. Non mi piace. Chiuso, bene, e adesso entra in queste porte e facciamo una brutta fine, dai. Allora. Devo aprire, per forza. La. 22 giugno all'1:30, rissa tra l'equipaggio, iniziata dal soldato Wenger, attualmente in custodia, nella custodia. Il clima di violenza si sta aggravando, richiedo ordini. Bene, non frega me. Ogni volta che si tocca qualcosa succede... Ok, qua non succede nulla, molto bene, e sono vivo. Io ritorno indietro, tranquillo e calmo. E sono passati 15 minuti. E qui. Entra qui. Là. Là. Vedi? Vedi? Questo è l'effetto che fa un video di... Merda. Che posso dire? Cantavano in coro. Madonna, come sono belli. Tutti insieme, appassionati. Guarda adesso come si svegliano. No. Amico, ciao. A posto, non succede nulla? Succede nulla? Me ne vado? Mo si svegliano, mo si muovono? Se ne va questo? Bene. Guarda come corrono. Chi c'è? Ma che cazzo te ne frega a te? Vattene. Grande. Perfetto. Giusto adesso, È stato tanti anni. Adesso, giusto adesso, succede casino. Hanno chiuso la porta tiravento. Hanno chiuso la porta tiravento. No, perché apri? Perché apri? Tira. Dove diavolo sono? Apri la po', cazzo, apri! No, sta in bagno, sta cacando, lascialo perdere, esci fuori da qua, per favore! Per favore, esci! No smoking! Sta scritto no smoking! No smoking! Che sono questi? Che sono questi rumori? È tua nonna in carrozza, chi può essere? Non ce la posso fare. Sì, sono vicino. Madonna benedetta, se succede qualcosa io mi incazzo adesso. Che bellissimo. Difendi il futuro. Difendiamo. Adesso c'è la mano di qualcuno che suona. Suonate. Suona. La mano, esce sicuro una mano. No. Che cazzo è sta cosa? Ok, leggia. Scusa. Oh, divento volgare quando ho paura. Modulo di richiesta equipaggiamento. Quantità descrizione. Un respiratore, sì, per me. Un filtro, presa a spesa a budget, sì. Richiesta da Sol Gerbs Young. Respinta. Se respinta a motivo della decisione. Il soldato Young aveva già ricevuto una maschera antigas. Ma
Bello il mio PC, è bellissimo. Ah, ah no, ok, guardiamo da questa parte un attimo qui. Ok, perché la maschera anti-Guts? Sembra quasi... Sì, tipo... un gas che trasforma le quelle poche persone che riescono a sopravvivere. Almeno, così sembra. Forse sono di là. No, non sono di là. Stati zitto, ma cagare. Madonna benedetta. Dai, che mo fa cucuba. Deve arrivare lassù. Deve arrivare lassù. Deve arrivare lassù. Dio, Dio combina guai. E la paura da sé arriverai. I miei amici di questa città. Oh, 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 Dio. Ok, saliamo. E adesso fa cucuba. Guarda, io non guardo. Guarda, io non guardo. Io non guardo. Scusate. Scusate. Così sto più tranquillo. No, no, ragazzi, io non ce la posso fare. Io chiudo gli occhi qui. Allora, così sto più tranquillo. Alex, Julia, giù. Dove siete? Ma se non ti rispondono, vuol dire che sbaglia completamente strada, amico. E sbaglia completamente strada. Ah, ok, vediamo. Vediamo, vediamo cosa succede. Non mi fa spaventare, eh. Ok, cosa succede? C'era un elicottero. Un elicottero. Arriva un elicottero. Ci salvano tutti. Ce ne andiamo da qui. Ma muore l'elicottero. Crepa, cade giù l'elicottero. Può essere? No, no, gli occhiali, gli occhiali. Scusate. Ragazzi, ma adesso esce qualche mano? Dai, fai uscire qualche mano? No, raga, ma perché io porto sti giochi? Perché porto... Perché porto questi giochi? Finito con lui! È finito con lui! No, non è finito con lui! Ok, allora, lui non Brad, allora, Conrad, secondo me... ho qualche presente... Scheletri. Impiccato. Questo Scheletri. Qui... Scheletri? Una mal di pancia? Sì. Dov'è la pelle, amici? Che fine ha fatto la pelle? Ma io dico, dove sono finite le mie palle, più che altro? Che mi sono cagato, cioè proprio... Non ne ho più, e poi adesso si muove, vai! Non dovresti essere qui. Non dovresti. Non dovrei vederti. Ciao, ciao. Vai, vai, vai. Non me frega niente. Non me frega niente. Adesso quello si muove, si muove, si muove, si muove. Alleluia! Una qualche sorta di litigio. Adesso mette la mano, adesso mette la mano! No! No! Ok. Promemoria interno al primo ufficiale Fisher Price. Fisher, solo Fisher. Signore, mi aveva chiesto di informarla sullo stato delle comunicazioni. Abbiamo provato ad inviare dei messaggi ai seguenti orari, senza ricevere alcuna risposta. Ok. Ore 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50. Vai a cacare. Riprenditi il foglietto. Ti ringrazio. Ciao. Si è mosso? Bene. Siamo salvi. O quasi. Attenzione adesso perché si muovono. Calati. No, se ti cali lì c'è... C'è Tinky Wiki. Come si chiama quello? Calati, mi ci frega niente. Alex? Giulia? O mia cara? Cazzo, no! Ho visto quello! Il... Ho visto... Non lo so se... non lo so sognato. Stava Sherlock Holmes. Ho visto Sherlock Holmes. Davvero ho visto Sherlock Holmes. Che cosa ha visto quello? Quest'altra scappa. Cioè, ma non è una cosa normale. Sì, dai, girati. Guarda. Benissimo. Signori, abbiamo cambiato la storia. Ho visto Sherlock Holmes. Oh, me lo so sognato. Ho visto Sherlock Holmes. Sicuro di sapere. Ah! Un'anima dell'immortacci sua. Ah!
Oddio, mi sento male. Malissimo. Malissimo, mi... Che succede qui? Qualcuno ha chiamato Flish. No, raga, non ce la faccio più. No, no, questo lascio là, non me lo frega niente, vai avanti. Qua si svegliano i morti. Mortacci loro. A chi l'ha creato sto gioco? No! Oh! 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 Ma che volete? Oh! Zombie! Zombie! Fatemi premere un tasto! Che cos'è? No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 scappa, 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 sono amici. Sono amici. Sono amici. Sono amici. Ah! Perché è morto? Che cosa è successo a quello? Se pre... Se... Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la fa... Allora, ho già capito. Se respiri quel gas, escono i mostri gas. Sono finito. Che bella zona qui, molto tranquilla, ancora per poco. Non è giusto, è giusto, è giusto. Allora. Questo posto non ha senso. Infatti, non ha senso. C'è un libro. Il libro. Quindi, cosa dovrei fare con questo libro? Cosa sono tutte quelle cose? La cabala dovrà riunirsi in silenzio e esattamente 5 individui, sani nel corpo e nello spirito. Devono essere 3 donne e 2 uomini. Primogeniti, con i volti coperti da cappucci. Sigilli. Sapere quanto è importante per lo stregone e per la salute spirituale. Congrega che... prima dell'inizio del festival di Akramamamamamat abbia il rituale di Kremsunia per tenere lontani i demoni per mezzo della cabala. Quindi deve essere dipinto un pentacolo, non è vero? E ciascun membro deve posizionarsi su ciascuna delle 5 punte. Al centro del pentacolo va adagiata una fanciulla nata dal mare, priva di sensi. Solo allora l'assemblea può recitare l'incantesimo della pietra filosofica, no, di Soras, the sword, che infoggiano tua sorella, con la spada in pugno, nella roccia, e con la massima enfasi. Così come è scritto, noi 5 siamo i punti più distinti eppure possiamo toccarci. Dove? Pentagramma, il simbolo a 5, un grande potere. Voltandovi di 90 gradi alla vostra, con la spada l'amuleto alta, il pentacolo è fede, sollevate la spada, no, ancora mi trasformo pure io, voltatevi gradi verso per tracciare il sigillo, oh ma che cacchio, con la venerazione, voltatevi verso, no, gridate con trasporto, oh, vabbè, dice lui, trasportiamoci pure noi. C'è una sigaretta, non c'è nulla. Ok, qua abbiamo visto Fliss. Fliss, amica mia. Fliss, che cos'è questa cosa? Una porta, l'apriamo? Apri la porta. Apri la porta. La la la. Bel mio PC è bellissimo, raga. Ogni che cos'è, il mare? Ok, chiudi. Ci interessa. Sta in mare con la spiaggia. Basta. Non ha senso quella cosa. C'è nulla. Basta. Adesso. Possiamo andare via? Finisce il gioco? Non finisce più sto gioco? Mamma mia, altri 10 minuti e sono salvo. 10 minuti e sono salvo, benissimo. Qui tutto bello, fantastico. Posso rimanere qui? Non c'è nulla. Non ti avvicinare, sta telecamera mi deve far cacca sotto. Comunque non ha senso. Tutto distrutto qui è nuovo. Ma... Coraggio, Fliss, resta lucida. No, lucida. Sei sporca, non è più lucida la signora. Qua, ok. Aspetta. Premi. Cosa succede qui? Ok. Nell'acqua? Qualcuno?
Ok, qualcuno crepa, sicuro? Abbiamo visto che qualcuno affogava. E stava quella che... Tira! Tira! Cos'è successo? La bara. La bara. La bara. Ci sono solo mostri. Mostri. È tutto troppo assurdo. È tutto troppo assurdo. Dai, scendiamo. Cacchiamoci sotto, su. Perché devi toccare la bara? Lascia dove stanno i morti. Ne cazzo normale sta cosa. Se mi fa premere qualche tasto io ho già perso, perché io guardo da un'altra parte, non mi interessa. Dai su, dai premi, dai su, dai. Devo per forza. Ma io ho visto pochissimo. C'era una cosa, poi me la vedo in editing, non mi interessa nulla, piano piano, frame per frame, non mica cosotto. Così mi salvo. C'era una cosa, una testa di bronzo. Qualcuno cade giù qua? Sicuro? Ok. Bello il mare. Buttati e vai via da qua, ci frega nulla. Buttati. Vai via, scappa. Che cos'è? Cos'è che ha visto mo? Mancano 10 minuti, solo 10 vedrà. Chi è? È cambiata la bara! Oddio! Oddio! No, ma qua allora... Ragazzi, ho già capito. Quello strano gas che vediamo sono semplicemente allucinazioni. Chi conosce Spaventapasseri di Batman? Ok, Scarecrow? Quello lì, stessa cosa. Questo qui è il gioco di Scarecrow. Sicuro. Qua ci sono mostri adesso. Dai, fammi premere così esce il mostro. Dai, su. Fammi cacasotto, su. Dai, andiamo a vedere. È cambiato? Non me lo fa premere? Non me lo fa premere? Meglio così? Siamo tutti più felici. Ci sono solo mostri, mostri. Mannaggia, chi devi? Non c'è più nulla? Molto bene. Molto bene. Ragazzi, scusate se ogni tanto parlo foggiano, ma quando ho paura esce in me tutto quello che non si sa che cos'è. Ok, quindi, se muovo adesso la visuale, crepo. Posto? Ciao? Me ne vado? Me ne vado? Ok, carica me. Siamo salvi. Posto. Benissimo. Abbiamo Fliss. Ah, è sempre Fliss abbiamo utilizzato. Vedi quella puzza verde lì. Vi dico io che è così. Chi? Siamo insieme. Brad. Sicuro che è Brad quello. Ehi, Brad. Che stai... Non è Brad. Chi c'è? Ma che diavolo? E lui vede cose che... Aspetta! Sì, allora lui vede cose che lei non vede. Perché ha inalato quella sostanza, sicuro. Quindi diciamo che è tutta un'immaginazione creata da un'unica persona che è qui all'interno. Oppure che... io guarda, ci metto la mano sul fuoco. Che è una cosa del genere. E qui invece c'era uno con martello. Ecco, è lui, Quercio. C'è Quercio. E lei cade nell'acqua. Ok. È morta? No, non aprire gli occhi, che qua succede qualcosa. Devo fare io? Per forza? Ma io non ci vedo nulla così. Ci vedo niente. Sì, dai, fammi spaventare, dai, su. Ma che cosa esce questa volta? Cosa esce? Un altro morto? No, è lui. No, non è lui. Non è lui. Non è lui. Sicuro che non è lui. Sì, dai, non mi fare spaventare, però. Non è normale. L'anello. Ma non è morto. Non è morto. Impossibile che sia morto. Dai, mo si sveglia. Dai, su. Oramai l'ho capito com'è il gioco. Ok, sì, è l'anello. Sì, è l'anello. Basta? Basta farmi spaventare? Qua...
Guarda, cosa hai in testa? Cosa? Io non ce la posso fare a giocare a sto gioco. 15 ce ne sono. Uccidi quello che pensi sia quello cattivo. Glu 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 glu. Vabbè, dai, su. Uccidete Ricciardo qui. Panico, aspetta che sta negando. Non ti fermare. Incoraggiare, non ti fermare. Uccidelo! Abbiamo uccidelo! Ucciso quello reale. Sicuro. Ok, ok. Ok. Ok, era quello finto. Ma chi cazzo? Ma chi era quello? E c'è un altro dietro, o sbaglio? Non c'era un altro dietro. Mo se la porta giù a quella. Vai, guarda adesso. Guarda quella, guarda quella, guarda quella. Ok. Tira, tira. Tira, guarda adesso, guarda adesso. No. Sei tu? Sei vivo? Che hai? Stai bene? No, non sta bene. Qua sta succedendo il casino, eh. Grazie. Sarai annegata. Magari, una in meno. Mi spiace, ma hai fatto la cosa giusta. O lui o noi. Madonna, chi è che l'ha buttato nell'acqua? Fuori dall'acqua. È uscito così. Chi è? Quercio? Chi è? Quercio da giovane. Un Quercio da giovane questo. No. Avanti! Hanno tutti quell'occhio. Scappa. Andiamo. Ma che cazzo? Perché tutti hanno l'occhio quercio? Sono dei cyborg. Sono cyborg. Va bene. Signori, abbiamo visto tutto? Conrad. Non è Conrad, Brad. Brad scappa. Quindi si sta facendo tutto il perimetro della nave correndo. Molto bene. Vai, cuore. 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 Arriva lui. Quercium maledetto. Giulia, ponte inferiore. Ore 3 e 11. È qui. Ammazzatelo. Che c'è? Non mi ami più. Oddio, che c'è? Non mi ami più. Sdong. Ok. Mamma mia, che velocità. Sì, dai, con leggiadria. Con molta leggiadria. Adesso uno dei due cade. No? Ok. A posto? Finisce qui il gioco? Non finisce più? È arrivato? A posto. Dai, finita. Che significa? Che significa? Vuoi dire che è finita? Vuoi dire che è finita? Salta, corri. Salta, salta, salta. Salta, si impara. Vai, salta, salta. Voilà, voilà. Mamma mia, per saltare quella cazzata, 3 ore. Dai, su. Prosegui, reagisci, prosegui. Scappa, scappa sempre. Mamma mia, non voglio immaginare le mutande di questi. Vai, benissimo. Baron, che botta! Chiudi. Benissimo. Madonna, mo esce la faccia, mo. Se n'è andato? Non se n'è andato? Lo sapevo. Vai, guarda. Ma che problemi ha? Ehi, Fliss! Grazie al cielo. Sì, sono io. Andiamo ora. Gesù! Troviamo un posto sicuro. Un posto sicuro qua? Dimmi, dimmi dove trovarlo, il posto sicuro. È una cosa impossibile. Ah, giusto lì sono andati. Guarda adesso, guarda, guarda. Io dovevo chiudere, ma non chiudo più, mo. Vabbè. Oh mio Dio. Qua escono le mani, state attenti. Oddio, mi fa male tutto. Cuore, petto, culo. Siamo al sicuro? Siamo al sicuro? No. Credo che... Sì, non corriamo rischi. Ok. Signori, io penso di chiudere qui
Eccolo, è culato, è inculato. Oh, ma salve. La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Ce la posso fare. Sto cagando. Mi sto un po' rilassando. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Date un antidoto. Andrà bene. Spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. Sì. E molti sono morti quella notte. Sì, ma peraltro, secondo me. Voglio permettermi un suggerimento. Il gas. Mi serve aiuto? Niente spoiler. Niente spoiler. Io ti ho visto. Nessun indizio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Ma in bocca al lupo. Io già so tutto. Comincia a essere evidente, non è vero? Allora, molti di voi mi hanno detto che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. È giusto. Allora, spero io ho già possa capito. Possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate. Ne e se si possono niente. Impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Allora, ragazzi, secondo me, allora, nulla è ciò quel che sembra, una cosa del genere me l'avete scritto anche voi, perché probabilmente qualcuno di voi ha già visto il gioco. Si può sapere cosa ti ha preso? Brad, sei uscito di testa alla grande, mi hai quasi uccisa! Come? Ma di che parli? No, andiamo, è assurdo! Che diavolo succede su questa nave? Perché sembra che ci sia qualcosa... Di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Va bene. Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? Attenzione no, a quella grata. No, ma... Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere. La grata... Ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. La grata... Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò c'è che è la grata lì dietro da ciò di lui. Che non lo è. Ok, fermiamoci qui per un attimo. Stop. Signori, comunque, molti di voi mi hanno detto tu non è tutto ciò quello che sembra, una cosa del genere, perché molti di voi probabilmente hanno già visto il gioco. Io ho già capito. In poche parole, voi mi dite così perché qui c'è un gas che fa vedere cose che in realtà non esistono. Ne son sicuro, sono i resti di quello che... O almeno penso, Poi vedremo. C'è un'unica persona a capo. E secondo me... Può essere un qualcosa di occhio quercio, il signore di colore che ci aveva, che era con il cinese che è andato via e quell'altro lì, quell'altro malato. Secondo me è questo, non ho voluto spoiler e non voglio attualmente spoiler, però secondo me è un qualcosa del genere. Io ragazzi vi do un bacione, un abbraccione e ci vediamo nella prossima puntata. Yeah, è finita anche questa, che bello, bestia.